L'arresto e la miracolosa salvezza di Bruno Arcieri, un racconto di Leonardo Gori. Roma, Porta San Paolo, 10 settembre 1943, primo giorno di resistenza. Il capitano Arcieri fu catturato mentre tentava di lasciare l'androne in cui si era rifugiato. Lo portarono verso le mura aureliane, non lontano dalla caserma da cui era uscito poche ore prima, con una ventina di soldati. Arcieri aveva accanto a sé un civile, un uomo di 40 anni, in giacca e cravatta e con una borsa di cuoio. Gli disse che era un avvocato. Stava andando in tribunale per difendere un suo cliente quando si era ritrovato con una pistola in mano, dietro altri civili che sparavano contro un cingolato tedesco. Non avrebbe saputo spiegare, disse, il perché. Aveva seguito l'istinto di combattere e adesso pensava al figlio di 12 anni che lo aspettava a casa. Gli fece vedere la sua foto e quella della moglie. L'avvocato fu portato via da due soldati e Arcieri lo seguì con lo sguardo mentre si allontanava con la sua borsa sotto il braccio. Alla fine vennero a prendere anche lui. L'ufficiale delle SS era giovane e biondo. Capitano, la sua coscienza le dettava di prendere le armi contro i suoi fratelli germanici? Dei prigionieri ne risparmi almeno uno. L'ho davvero costretto con la forza a combattere. Potrà scoprire facilmente che non aveva un'arma, gli è stata imposta. È un giovane avvocato con moglie e figlio. Salvi almeno lui. L'ufficiale fece cenno al soldato di guardia fuori della stanza, con un ordine secco come una fucilata. Contento? Lasciarono Arcieri per oltre un'ora in piedi, poi gli legarono le mani dietro la schiena e lo spinsero contro il muro sbrecciato. Vide cinque giovani nazisti con i mitra in pugno. Ma un ordine dell'SS fermò l'esecuzione. Non ancora! L'ufficiale si avvicinò ad Arcieri e lo scrutò attentamente. Ho deciso di provare a lei e a me stesso che il capitano Bruno Arcieri è un italiano tipico, nel senso che intendo io. Voglio darle una possibilità di salvezza. Conosce la corsa del coniglio? Si tratta di uno scherzo che facciamo ai banditi francesi. Diamo loro una possibilità. Li portiamo in un certo corridoio murato davanti a una mitragliatrice. Possono correre verso l'uscita e hanno una possibilità di non essere colpiti. Finora non si è mai salvato nessuno, però tutti corrono, appunto, come conigli. E lo farà anche lei. Dia l'ordine al plotone di fucilarmi, non ne posso più. Lei è un uomo crudele, inutilmente crudele. Lei vuol solo dimostrare che sono un vigliacco senza ideali, ma non avrà questa soddisfazione. Corra, conto fino a cinque, poi i miei uomini spareranno. Arcieri non mosse un muscolo, sull'attenti come una statua di bronzo. Corra, maiale d'un italiano, conterò fino a 10. Voglio che si salvi la pelle. Avanti, corra, faccia la corsa del coniglio. Arcieri non si muoveva. Poi udì una voce in lontananza dietro di sé, una specie di debole grido disperato. Capitano, dia retta a lui, corra! Girò il capo, vide lontano l'avvocato. L'aveva salvato per suo figlio. Perché non se n'era fuggito? Che ci faceva ancora lì? Così era tutto vano. Corra, capitano, presto, verso di me! L'SS sembrava non essersi accorto del nuovo venuto e parve fargli un'eco involontaria. Corri, coniglio di un italiano, corri! All'improvviso si materializzarono altri civili accanto all'avvocato. Due corsero in avanti e Arcieri riuscì a vedere che uno di loro aveva in mano una pistola. Ma che succedeva? Quando fu a 50 metri da lui, un uomo in canottiera con la barba lunga gli gridò: «Scappi, non faccia l'imbecille!» Arcieri, in quei terribili istanti, visse un cambiamento per lui epocale. Lottò contro la forza imperiosa che gli imponeva di restare lì, sull'attenti, ad attendere la scarica. Pensò al dolce profumo della vita e allora sentì i suoi piedi che si muovevano. Si girò e corse verso l'avvocato, che da minuscolo si faceva sempre più grande e agitava la sua borsa. Ma perché non partiva la raffica? Perché non sentiva la frustata muta nella schiena? Perché non cadeva? Perché non moriva? Poi capì. Vide i due cingolati italiani davanti a sé, erano sbucati ai lati dell'avvocato come due mostri mitologici, ma dei mostri buoni. Sentì fischiare le pallottole alla sua destra e alla sua sinistra e vide i lampi delle mitragliatrici dei mezzi pesanti che tiravano ai tedeschi. Si girò e il plotone d'esecuzione non c'era più. Si trovò per terra, oltre il muretto di un giardino, quasi abbracciato all'avvocato che lo guardava sorridendo. Pensava che l'avrei abbandonato. Arcieri ebbe la forza di sorridere anche lui. Avrebbe dovuto rispondere sì, ma fece cenno di no con il capo, con forza. Si sentì profondamente cambiato, ma niente affatto trasformato in coniglio.